ricordiamoci l'intento di studiare Torah, di collegare la nostra anima a Dio. Shalom a tutti. L'altro rebbe aveva parlato precedentemente che le mitzvot sono più elevate, e lo studio dell'Halakha è più elevato dell'amore e timore degli angeli. E adesso l'altro rebbe va a spiegare perché. L'altro rebbe ha spiegato che sia l'amore e timore degli angeli, sia tutto il creato e sia l'Halakha deriva dalla saggezza suprema. Però la maniera che questa energia scende giù è sono maniere diverse. C'è una maniera che l'energia viene contratta e c'è una maniera che l'energia non viene contratta. Nell'Halakha l'energia divina non è contratta. Adesso l'altro rebbe spiega con termini cabalistici, poi cercheremo di fare un piccolo riassunto. Il motivo che l'Halakha è superiore è perché il Chabad di Asiya a livello di Neshama, lui è la sorgente della vitalità di Chabad Nefesh Ruach. E da questo Chabad di Asiya di Neshama, che è la sorgente Chabad Nefesh Ruach, deriva tutto il creato, tutto quel creato ex nihilo, la terra, tutti i suoi contenuti derivano da esso. E questo è il Chabad di Neshama di Asiya. Però il Chabad delle Halachot, Chabad significa, è un acronimo, intelligenza, approfondimento, conoscenza. Il Chabad delle Halachot e dei motivi della Chod, che sono i Mahud de Briah Rasiya, e loro sono un concetto di Tikkun delle facce di Atzilut. E lì dipendono tutti i motivi dei mitzvot. Le mitzvot positive derivano dai cinque bontà di Atzilut, e le mitzvot negative sono le cinque forze di Atzilut. E queste ci sono, questi livelli scendono giù per vestirsi nelle creature, e Mahut, Bria, Etzira e Sia, a livello di anima, che questo livello contiene l'Atzilut, ma non scendono nel livello di Nefesh Ruach. E dunque cosa significa? Abbiamo detto che le Halachot sono il livello di Neshama. Il livello di Neshama è più alto e più è divinità. Il livello di Nefesh Ruach è più basso legato alle creature. Però vediamo che anche il mondo che è creato, anche esso deriva dal livello di Neshama. E dunque sembra la stessa cosa. No, è diverso. Perché lì è un livello di Neshama che si investe poi anche in Nefesh Ruach. È dunque un livello di Neshama, ma per la creazione, per il creato. Invece l'Halachot è un livello di Neshama che non scende in Nefesh Ruach. Perché l'Halachot e le Mitzvot sono non per il creato, ma per il mondo di Atzilut. Un esempio che si può dire: anche se la mitzvah è materiale, perché io prendo un etrog e un lulav e lo scuoto, prendo un pezzo di pergamena e ci scrivo e metto il tefilino con un po' di, con la pelle di un animale, eccetera. Però è come quando uno scrive. Quando uno scrive, cosa succede? C'è un'idea geniale nella tua mente e tu lo vuoi scrivere questa idea sulla carta. Chi scrive? La tua mano scrive. Ma la mano capisce l'idea geniale? No, non capisce l'idea geniale. Anche le parole, le lettere che sono state scritte dalla mano non hanno nessun significato fisicamente, hanno un significato spirituale. Vede chi sa leggere, che capisce cosa intendi, allora
da questa lettera capisci il significato, cosa intendi dire. E dunque la mano che hai usato per scrivere è paragonabile alla materia delle mitzvot. L'energia delle mitzvot è l'energia della mente suprema, molto elevata. Quando questa energia passa anche tramite la mano, non viene deformata o alterata. Passa solo di lì, ma non viene percepita. Invece, l'energia che arriva dal cervello alla mano per dare forza alla mano di muoversi, questa energia su misura per la mano, che la mano percepisce e comprende e usa. E dunque tutte e due sono energie del cervello, ma sono energie totalmente diverse. Una energia è su misura per la mano, l'altra energia è un'energia che solo passa dalla mano, ma la mano, ma non è su misura per la mano, è molto più elevata della mano. E stessa cosa, c'è l'energia di Neshama, di Asiya, che scende giù in Nefesh HaRuach per creare i mondi, e questa è un'energia che è limitata per i mondi. C'è l'energia delle mitzvot, l'energia della saggezza suprema, che non è limitata, solo passa. E dunque, anche quando questa energia qui scende giù per vestirsi nelle creature, Malchut Briah Yetzirah Asiya, a livello di Neshama proprio, che questo livello di Neshama può contenere l'Azilut, ma non a livello di Nefesh HaRuach. Anche se Chabad di Briah Yetzirah a livello di Neshama, il loro livello è molto più elevato di Malchut di Briah Yetzirah di Neshama. Dunque qui c'è un paradosso. Cosa succede? L'amore e timore degli angeli, da cosa dove deriva? Da Chabad. Chabad è l'intelligenza, provenimento, conoscenza. E dunque il Chabad del mondo di Beria e del mondo di Yetzirah a livello di anima è molto più elevato dal Malchut di Briah di Yetzirah Neshama. E nonostante ciò, il Chabad a livello di Neshama è la sorgente del Chabad a livello di Nefesh HaRuach. Fino al punto che da qui lì viene l'amore degli angeli. E dunque c'è un paradosso, è che l'amore e timore degli angeli deriva da Chabad, le mitzvot derivano da Malchut, Chabad è al di sopra di Malchut e va, arriva più in giù, Malchut è inferiore e arriva più in su. Sarebbe dire che l'amore e timore degli angeli è inferiore al livello delle mitzvot, nonostante che la loro sorgente è diversa. Allora, l'altra volta c'è questo paradosso, questa non è una domanda, perché in realtà gli angeli e le anime che derivano da Chabad derivano dalla goccia, dal seme, dalla goccia di seme che deriva da Chabad, che essa la goccia di seme arriva da Chabad e Neshama alla base di Zon e arriva così al elemento femminile che sarebbe Malchut, e da lì c'è la nascita degli angeli e delle anime. E dunque se anche un livello molto elevato, poi alla fine è un'entità diversa, come il figlio che deriva dal padre, però alla fine il figlio è un'entità diversa dal padre.
dunque se anche nel momento della creazione è un livello molto elevato, ma quando scende giù più in basso, diventa un'entità diversa. E anche se uno potrebbe supporre che sono gli angeli e le anime sono stati creati dalla energia dei recipienti dell'elemento di Malchut di Azilut, l'elemento femminile di Azilut, e questi recipienti scendono giù e diventano anima in Beria Yetzira Asiya, sarebbe dire che il livello di Neshama di Azilut fa genera il livello di Neshama di Beria Yetzira. Però l'essenza di Chabad deriva del Neshama, quella si espande nei sei lati di Zun. Cosa sono i sei lati di Zun? Sono i sei ordini della Mishnah, sei libri della Mishnah e il Talmud. E dunque cosa succede? Che anche se tutte e due hanno un punto originario molto elevato, sia le anime, gli angeli, che le halachot, però le anime e gli angeli sono creati tramite una goccia, un'entità separata. Le halachot invece, cosa sono? Sono proprio l'essenza, la sostanza che si espande nei sei lati di Zun, e da lì derivano i sei libri della Mishnah e il Talmud. E dunque abbiamo capito che se anche sia l'Halakha che gli angeli hanno una radice spirituale molto elevata, però la radice spirituale degli angeli alla fine loro sono un'entità separata, invece l'Halakha non è un'entità separata, è proprio la stessa sostanza che si espande. Ciao a tutti!